Vabbè, buongiorno a tutti gli ascoltatori, questo è il tacco del Duca, miglior tacco che una tola. Stavo a casa e guardavo Torre 4, un capolavoro di film, Commander. Non è un classico film con Jean-Claude Van Damme. Qui il tamarro, invece di combattere per se stesso, come in tutti i film, combatte per l'umanità. Ve lo spiego in due parole. Ci sta un paese X nei Balcani, in cui tante enclave si combattono tra di loro, odi tribali, diatribe religiose, interessi economici. Nel film c'è questa guerra tra Atene e Balcani. È un gruppo con piglio nazionalista ed enfasi da jihadisti che fa la parte dei cattivi. Circondano l'unico posto dove c'erano i rifugiati, gli inetti, i civili per sfuggire alla guerra. Il solo avamposto della democrazia, l'ambasciata americana. Il recinto intorno all'edificio ricorda la base dei carabinieri di Nasseria. E in effetti il regista ha deciso di ispirarsi a quella vicenda, riempendo un camion di esplosivi e lanciando la palla contro l'ambasciata. Boom! Si rompe il muraglione. I cattivi assaltano i civili, ma basterà Van Damme con un piccolo manipolo di arditi per arrivare al lieto fine. Vi ho parlato di Commander perché l'altro ieri è uscito Mercenari 2. Non si vedeva da un sacco di tempo un manipolo di stronzi interpretato da questo film, a partire da quel demente biondino di Dolph Lundgren. Poi ci sono Sylvester Stallone, il tamarrone Van Damme, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. Mancava solo il cadavere di Charlton Heston. Tutti insieme nello stesso film, davanti a un cast di pezzi di merda del genere non si può non andare al cinema. Rai 4 è un buon canale, fanno un sacco di serie grandiose come Breaking Bad e The Wire. Per inciso, se andate sul sito di Uninomade, gli operaisti sono stati capaci di scomodare le loro categorie politiche per esaltare la serie televisiva Breaking Bad. Però era meglio che questi compagni stavano zitti o che continuassero a parlare di economia e di organizzazione, perché di televisione e cinema non ci capiscono un cazzo.